Eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, ciao, grazie a chi c'è già e aspettiamo magari che qualcuno arriva, che sappiamo che qualcuno arriva in ritardo. Oggi siamo qua dall'Insomnia Studio per presentare Live 11. Siamo io che sono Stefano e Maus. Sono Andrea, detto Maus. Che magari già tanti li conoscono, chi ha fatto magari un qualche corso qui a Neo ma l'ha visto. E se oggi presentiamo Live 11, perché Ableton sta per rilasciare, si presume, entro il primo trimestre del 2021, sì, hanno detto, che uscirà la nuova versione del software, che ha un sacco di novità interessanti, ma più che interessanti, produttive, sia dal punto di vista live, quindi sul palco, che dal punto di vista di produzione. Esattamente, intanto vorrei anche ricordare un'altra cosa, che Ableton ha tempo limitato, sta vendendo la versione 10, quindi Ableton Live 10, con uno sconto del 20%. E se lo prendete in questo periodo qua avrete gratuitamente l'11, quindi direi cavolo, che ne vale la pena. Cavolo, per chi subito non l'ha ancora preso o per chi comunque deve fare anche un upgrade, magari ha preso delle versioni un pochino più base, sono la standard, e potete fare un upgrade comunque con lo sconto e in automatico avrete anche l'11, quindi secondo me è davvero conveniente anche per chi ha preso l'edu, quindi chi l'ha preso con la scuola, con Neoma, esatto, con tutte le scuole che le possono fare. Se si è registrato il software penso dal 10 novembre, non vorrei dire una stupidata, ma se si ha registrato il software dal 10 novembre si ha un upgrade facilitato all'11, quindi non male come cosa, assolutamente. E ci presentiamo un attimo. Io, come abbiamo detto, sono Stefano, sono il direttore della scuola Neoma e insegno anche con Andrea Ableton e anche altre materie. Siamo di Reggio Emilia, infatti questo evento è stato fatto dall'Ableton User Group Reggio Emilia, che siamo io, lui e altri tanti ragazzi. E dell'User Group magari ve ne parliamo dopo. Intanto tu, Andrea, se vuoi dire qualcosa su di te. Sì, io mi chiamo Andrea, mi chiamano tutti quanti Maus ormai da sempre praticamente. No, io uso Ableton da un bel po', però effettivamente ho iniziato a scoprirlo recentemente, mettiamola così, nell'ultimo annetto. E regala davvero tante possibilità che altri software non regalano. Scusate se parlo solamente di Ableton, però sono gasatissimo sia per questa versione qua che anche per quelle precedenti. E io e Stefano, oltre a insegnare, comunque suoniamo anche insieme, facciamo delle jam, di cui anche quella poi dopo vi parleremo in maniera un pochino più dettagliata, anche per farvi capire come le facciamo. E basta, sto facendo qualche produzione anche insieme a Stefano. È uscito qualcosa il mese scorso, sì. Esatto. Ma sai cosa, parlando di Ableton e anche le novità che hanno fatto, mi piace molto il cosa hanno fatto, perché rispecchia quella che è la filosofia del software, cioè molto finalizzata alla libertà di creazione, uno, perché ci sono tanti tool che adesso vediamo che proprio facilitano lo scattare dell'idea e soprattutto il realizzarla molto velocemente. Quindi questa è una cosa molto importante, e poi soprattutto il divertimento. Cioè, per chi già lo usa, a volte capita che magari stai 2 ore sul software e non produci un tubo, cioè non è che alla fine delle 2 ore ti esce una canzone, ti esce magari un loop al massimo. Però uno, ti sei divertito come un bambino, quindi proprio, cioè è un passare del tempo di qualità, ecco. E soprattutto, per chi già lo utilizza mi capirà, tutto quello che si fa non viene mai perso. No, infatti hai detto bene, perché la cosa bella è proprio quello, cioè anche se io magari sto buttando del tempo in quel momento lì, sono tutte cose che sono veramente, sono facilmente recuperabili, e anche in poco tempo, senza dover salvare progetti, fare un bounce ad o esempio, aprire due sessioni contemporaneamente come era stato chiesto ad esempio in una diretta, ma posso aprire due sessioni contemporaneamente? No, perché non ti serve. È quello il fatto, perché ci sono altri metodi secondo noi più intuitivi per raggiungere lo scopo, che la doppia sessione per raggiungere cose che la doppia sessione ti farebbe fare. Sì, è un'altra cosa, anche la cosa bella di Ableton, che secondo me viene anche, è molto user friendly, nel senso che viene molto incontro anche a chi va a comprare Ableton, è il fatto che possa essere usato su qualsiasi tipo di computer, mettiamola così.
se altre DAW magari hanno bisogno di un tot di prestazioni, perché se no non riesci nemmeno a far partire la Premiere Play su un progetto, Ableton non ha praticamente mai questo problema. Poi dopo, insomma, lì è ovvio che... È chiaro, si sta parlando poi del software, è chiaro, esatto, che se vai ad aprirci dei plugin esterni... Plugin esterni, lì è delle cose che diventa un pochino di qualità, pesa, quindi pesanti, il discorso magari cambia un pochettino. Ok, noi volevamo giusto iniziare dicendo che Ableton ormai compie 20 anni, nel senso che la prima release dovrebbe essere nel... 2001. Nel 2001, quindi ormai compie 20 anni. Ed è stato fatto da... è tedesco, è stato fatto da due ragazzi, tutto europeo, che l'hanno fatto per poter suonare dal vivo. Quindi si chiama live appunto perché in realtà la sua nascita è stata pensata per essere portata dal vivo, quindi sul palco, per interagire in tempo reale con produzioni elettroniche, che non è poco, giusto? Esatto, esattamente. Questo è lo scopo iniziale. Poi ovviamente negli anni il discorso si è allargato tantissimo, yeah. Infatti al giorno d'oggi Ableton è usato non solo per la musica. No, infatti la cosa molto comoda è proprio quella, perché comunque hanno detto, boh, noi stiamo lavorando con un segnale MIDI per riprodurre dell'audio, però in realtà questo segnale MIDI qua può essere usato anche per altro. Assolutamente. Quindi la cosa che va più fuori dal discorso audio, ad esempio, comandare le luci in tempo reale e in maniera veramente comoda. Col proprio live show poi, cioè ottimo, e fa lo spettacolo questa cosa. Qua ad esempio è una cosa che non puoi fare con altre due, o almeno lo puoi fare magari, però veramente in maniera abbastanza... Il routing è un po' più complicato, soprattutto meno immediata. È più come si dice, non puoi fare senza altri software esterni. No, assolutamente. Quindi che la DAW comunichi con un altro software che comunica con le luci. È chiaro, lo puoi fare con Ableton anche questa cosa, però il routing è un po' più easy. Ma anche con la creazione dei visual abbiamo visto delle patch di Max MSP ormai molto avanzate. Sì, assolutamente. Quindi anche fare due cose contemporaneamente, esempio io sto riproducendo nell'audio, però posso anche fare delle visual che siano collegate al mio audio, all'audio che so... In tempo reale. Esatto, in tempo reale. È ovvio che lì proprio si va a parlare di schede video anche, quindi magari la cosa diventa un attimino più delicata. Si allarga un po' l'inizio. Inizia a diventare un pochino pesantina per il computer. Però le possibilità però sono sulla davvero carta tante. Si può fare. Sono davvero tante, come anche l'implementazione di questo software, cioè live con un DJ set. Credo che sia la massima espressione del DJ set, che dà, già dà tantissimo, proprio a livello anche di effetti o di customizzazione del routing, del signal flow all'interno della console stessa, aggiungendo Ableton che, come sappiamo, tramite la tecnologia Link può essere sempre a tempo in base alla canzone che mettiamo su da DJ, ma in più si dà la possibilità di poter suonare dal vivo insieme a un DJ. Sì, esatto. E questo attraverso anche a sistemi di cui proprio, in realtà è un sistema di cui poi vi parleremo, e però davvero facilita. E la cosa bella di Ableton, quello volevo dire prima, è che puoi fare tutto. È vero, lui ti mette nelle condizioni di fare delle cose in poco tempo, fare cose abbastanza semplici o anche complicate in poco tempo, però non ti limita, non è mai e non ti limita mai, pur usando solamente i device nativi di Ableton comunque puoi fare tantissime cose. Assolutamente sì. E tutte queste cose, ragazzi, possono scoprire anche grazie oltre al canale dei Certified Trainer italiani, che è stato aperto da poco apposta, dove ci sono tantissimi tutorial. Questi ragazzi si spaccano sia come... Sì. Persone, sia anche come proprio a livello di didattica, che non è scontata come cosa. Quindi c'è il canale dedicato ai Certified Trainer italiani, e poi ci sono gli user group, come siamo noi di Reggio Emilia, che in realtà siamo abbastanza nuovi, cioè noi suoniamo insieme con Ableton da tempo, però siamo diventati Ableton user group piuttosto di recente, perché non è neanche un anno di Reggio Emilia. Vabbè, no. In realtà ce ne sono un sacco, adesso ve le diciamo senza perdere neanche uno, quindi c'è Bologna, Lecce, Mantova, Sud Tirolo, qua ti volevo, Torino, Torino, Udine e Verona. Questi sono gli user group che sono attivi ad oggi, li potete trovare sul sito di Ableton con tutte le info anche per sapere chi è che li organizza, che cosa fanno, dove si trovano, quando, online, per adesso ovviamente, in presenza, quando si potrà, eccetera.
Sì, oltre comunque a organizzare eventi, ovviamente, cosa che adesso non si può fare, viene usato molto anche per condividere o opinioni o comunque fare delle domande. Sì, iscrivetevi ai gruppi Facebook. Quella è la cosa comoda in realtà. Se ho un problema, non so come fare, chiedo lì su perché sperando che qualcuno me lo risolva. Anche di solito ha funzionato in realtà, perché sì, l'iFix alla fine l'abbiamo scoperto lì, no? Assolutamente, sì, è vero. E poi sapete cosa? È tutta fatta da gente che si appassiona. È tutta fatta da gente che lo vuole fare perché si diverte, perché lo fa per piacere. E quindi ci sarà sempre l'interesse nell'aiutare qualcuno, nel condividere. Non c'è business, non c'è neanche agonismo, come magari in Italia a volte si trova, ma questo magari è un discorso un po' più ampio. Non c'è assolutamente, né negli user group, né fra i certified trader, neanche in Ableton stesso, cosa che in realtà noi ci ha molto colpito e ci ha anche facilitato l'ingresso in questa filosofia, in questo workflow anche di conseguenza. E molto bene, io iniziamo a parlare di Sto Live 11. Dai. Allora, vediamo se hanno questo mouse. Papà, eccolo qua. Live 11 che è visivamente non è cambiato, anche perché dal 2001 che Live è sempre uguale, a parte la skin dark che nel 2001 non c'era, ma a colpo d'occhio quindi non c'è nessuno grosso cambiamento, non c'è nessuno schiaffo in faccia. Noi abbiamo fatto un elenco di quello di cui vi vogliamo parlare, anche in base proprio al workflow rispetto a quello che può essere una produzione. Quindi io mi sposterei nell'arrangement view. La prima cosa di cui vi vogliamo parlare è il comping. Che cos'è il comping? Voi sapete che quando si fa una registrazione, e soprattutto una registrazione in loop, che vuol dire che la registrazione arriva a un certo punto e poi ricomincia, finora la registrazione si sovrascriveva, anche se si potevano recuperare le registrazioni sovrascritte trascinando l'audio file che si è creato. Il comping è una metodologia, è una tecnologia diversa che facilita nel creare la take perfetta, perché questo credo che sia lo scopo generale, ma non solo. Io in realtà usandolo o facendo anche cose a caso, e la randomizzazione è un'altra cosa che è stata powerizzata nel Live 11, in realtà vengono fuori cose diverse al quale non avevo pensato, che invece sono più carine. Sì, esatto, probabilmente a farlo vedere poi dopo salta anche fuori qualcosina in più, proprio per far capire questa cosa, perché parlandone solamente allora teorica, magari non è ben chiaro il facciamolo vedere utilizzo. Subito, che succede? Noi abbiamo importato una traccia di batteria casuale. Dritta come un fuso, giusto per avere qualcosa sul quale suonare. Poi qui abbiamo uno strumento. Spostiamoci qui. Uno strumento col quale possiamo suonare. Registriamo quindi un loop, cioè continuiamo a far andare in loop Ableton e registriamo diverse take fino a quando non abbiamo capito che bene o male abbiamo registrato tutte le parti che ci servono. Esatto. Yeah. Io ho fatto giri casuali, nel senso che non avevo idea di quello che dovevo andare a registrare, ma soprattutto ho fatto linee melodiche molto diverse fra loro. Il comping lo si vede. Questa è la traccia sul quale abbiamo registrato e come vedete lui ci visualizza soltanto l'ultimo loop che è stato registrato. Cliccando con il tasto destro, maledetto il tuo mouse che non ha il tasto destro. Il tasto destro si... è venuta fuori questa nuova stringa che dice mostra take line,
Alt Command U, almeno per me. Che secondo me nell'ultima versione hanno anche aggiunto il comando rapido che prima non c'era. Ah sì? Comunque Alt Command U, eccolo qua. Molto comodo. E ci fa vedere tutte le line che abbiamo registrato. La cosa figa è che premendo il tasto B, oppure cliccando qui sulla matitina, noi abbiamo la possibilità di selezionare in ogni take quale parte vogliamo ascoltare. Vedete che lui ce le butta su, nel senso, questa qui sarà la traccia che andrà in play. Selezionando le varie parti, vengono caricate sulla traccia in play. Questa cosa qua, adesso io ho fatto una take abbastanza casuale, quindi non è quello che ci interessa, non è fare una cosa esteticamente superlativa. Quello che ci interessa è fare capire un attimo il workflow, cioè il fatto che tu puoi scegliere con un click quale parte vuoi che il suono, perché in questo caso è un comping MIDI, venga riprodotta. Alcune cose magari interessanti sono il fatto che possiamo ascoltare ogni take, ogni loop, premendo questo tasto, viene selezionata solo quella e diciamo che momentaneamente lei sarà in play. In realtà non momentaneamente, questa è una cosa un po' particolare, nel senso che se io seleziono questa lane, questa linea, e chiudo il comping, la regione mi rimane grigia, ma io sento quella sotto, cioè quindi rimane la selezione che ho fatto qui. Attenzione quindi, perché sai, vedere una regione grigia sì, che è in play di base può risultare un pochettino strano. Però usandola ho scoperto che può essere utile per quando non si è sicuri. Cioè nel senso ma utile, sicuramente utile. Però l'unica cosa è forse a livello visivo che ti lascia un po' lì, ma secondo me se uno si abitua comunque... Cioè, so che comunque ho fatto il comping in una traps, me lo ricordo, e se sento suonare qualcosa su quella traps si arriva abbastanza alla svelta, insomma, che è per quel motivo lì. Sì, esatto, in realtà ci aiuta anche a ricordare dove abbiamo fatto cosa. Ok, una cosa che consiglio di fare, ed è un consiglio dato da chi lo usa, è, tiro via la matitina, se io seleziono la seconda linea, qui nell'inspector qui sotto lui mi fa vedere la seconda linea. Una cosa che io consiglio, quindi non è detta da Ableton, diciamo, è prima di fare la selezione tramite la matita, oppure anche senza matita si può fare, cioè non è obbligatorio, è di quantizzare le note che si è registrato. Perché? Perché stiamo registrando live, magari sbagliamo qualcosa, e facendo comping ho notato che possono rimanere tipo questa. Ecco, esempio, bam, arrivato. Questa qui in realtà è una nota che io ho finito in ritardo. E facendo comping io mi sono beccato questa coda che mi suonerà. Non credo di volere questo aspetto. Quindi un modo furbo per eliminare questo, diciamo, problema è quantizzare. E una volta quantizzato, bisognerà quantizzare con un'unità di misura che sia giusta, cioè nel senso, adesso l'ho quantizzato in sedicesimi, io sono andato fuori di un ottavo, è chiaro che la coda gli è rimasta. Sì, beh. Però questo è un punto piuttosto importante, perché velocemente si può trovare la take migliore, sì, almeno per quanto riguarda il MIDI. Però ad esempio con quel problema lì puoi anche risolverlo, e in questo caso comunque stiamo parlando di una baseline, quindi non di uno strumento monofonico, penso sia mono, e si può fare il legato. Ad esempio noi abbiamo un comando molto rapido,
Vediamo, una cosa carina è che io posso cancellare la, diciamo, la take scelta, ma quelle sotto rimangono. È una possibilità in più che ci dà. Non male come cosa, assolutamente. Facciamo un esempio. È stato carino avere quel comping aperto perché ci ha fatto vedere che andava sotto. Quello che diceva Mouse era, oltre a quantizzare, se io le seleziono e premo legato, lui mi unisce, cioè mi fa finire le note esattamente nell'istante in cui inizia, viene triggerata la nota successiva. Ok, non che sia da fare sempre, però può essere una buona utilità. Ok, questo per quanto riguarda il comping MIDI. Allo stesso modo, anzi forse pure anche più comodo, più utile, si può fare nell'audio. Esatto, infatti questa qua in realtà, diciamo, non penso che chi abbia usato altre DAW lo sanno tutti, non è una novità di Ableton, è esclusiva di Ableton. No, no, assolutamente. Anzi, una cosa che a me è sempre mancata di Ableton, sinceramente, era proprio questa cosa qua, che era abbastanza scomodo. E la cosa bella di Ableton è che ha raccolto un tot di feedback dalle persone, appunto, secondo me si lamentavano di questa cosa qua e finalmente l'hanno implementato in Ableton in una maniera secondo me anche abbastanza comoda. Anzi, ne approfitto per dire, come abbiamo scritto sul post, che noi, come tutti quelli che lo stanno provando, la versione beta, abbiamo la possibilità di suggerire modifiche o anche implementazioni nuove ad Ableton. Quindi se avete qualcosa da proporci, come potrebbe essere Filippo Bonaccini adesso, non ci tronca le note che poi non quindi il comping non ci tronca le note che poi non suoneranno, come sì, quando sì, si tagliano i piri. No, no, è diverso, io ho capito. Okay. No, non lo fa. Se tu, quindi il note-in viene creato dall'inizio della selezione del comping, non dall'inizio della nota. Perché ah, se okay. No, il problema, che, problema okay. Insomma, che io ho tirato fuori non sarebbe esistito. No, non lo fa. E quindi se avete suggerimenti scriveteceli a noi o un qualsiasi Ableton user group, sì, esatto. Di quelli che abbiamo elencato prima, è uguale. Suggerimenti o anche chiarimenti. Suggerimenti o anche chiarimenti, magari... certo. Esatto, li farà iniziare al taglio, proprio così. Sì, ti fa quella roba lì. Ok, proviamo a registrare qualcosa audio. Abbiamo attaccato il metallo. E vai. Io ad esempio qua, vabbè, a parte che ho cazzeggiato in maniera allucinante, però nel senso è molto figa sta roba qua, perché io comunque posso continuare a suonare, posso continuare ad avere idee, e questo qua è il modo veramente più veloce per poi dopo scegliere quale voglio tenere. Cavolo, pensiamo a... Cosa che prima veramente, cioè io non so se qualcuno abbia mai usato Ableton prima di questa live, però capite benissimo il... problema nel recuperare quello che avevamo registrato prima, mettiamola così. Che per Dio, si poteva fare. Si poteva fare, però era veramente la diversità secondo scomodo. Me erano due. Uno, la velocità nel farlo, perché se passa la voglia passa il divertimento, esatto. E decade un pochettino il discorso. E la seconda cosa è che tu suonando le cose che ti piacciono nel momento in cui le hai fatte, cioè in quell'esatto momento del loop che stava suonando. Prima, per recuperare i precedenti loop, tu dovevi trascinare
la regione registrata. Quindi quello che ascoltavi, lo ascoltavi in un momento in cui non era stato registrato. Esatto. Quindi grandissima cosa. Beh, niente, è esattamente la stessa identica cosa. Adesso io non so, ma andiamo in play mentre vediamo di scegliere un po' di cose anche casualmente. Non è questo il punto. E faccio notare che si fa già dei crossfade Sì, esatto. tra una scelta e l'altra. Utilissima sta cosa. Ok, ecco esatto, volevo già dire. È venuta una cosa molto più bella di qualsiasi loop che abbia suonato. Sì. Cioè, il fatto, quello di sei te prima, per quello che ho detto, aspettiamo un attimo di farlo vedere, perché proprio con questa cosa qua comunque tiri fuori qualcosa di creativo che io in realtà non ho suonato. No, questo tu Cioè, non l'hai suonato. c'erano dei pattern che io non ho mai suonato. Quindi, bella, cioè, questa cosa qua per me è veramente comoda. Sì. Chi utilizza anche altre DAW sa, tipo nei soli, nelle take vocali. Beh, sì, Beh, proprio aiuta anche tantissimo a finire di registrare un questo qua pezzo ovviamente noi proprio, abbiamo usato in una maniera più creativa, mettiamola dai. così. Sì, anche Però abbastanza poi sì, poccaz, no. cioè, nel senso, Esatto. no, esteticamente discutibile, sia la mia che la tua. Ok, già che ci siamo qua, volevamo farvi vedere un'altra roba, che sarebbe Link. Che anche questo c'è in altre DAW, qui è un pochettino diverso, nel senso che è uscito questa nuova stringa che si chiama Collega Tracce, Intanto telegramma dove mi linka contemporaneo. alcuni parametri, non tutti. Infatti anche in questo è diverso. Sicuramente l'armatura traccia l'avete già vista, a parte dico che si vedono le tracce che sono linkate perché compare questo simbolino. Non ci linka il mute, come non detto. Ah, allora essendo una beta, Sì, alcune esatto. cose sono cambiate. La settimana scorsa il boot non me lo linkava. Vabbè, ottimo, mi sembra una buona cosa. Ma soprattutto mi linka l'editing. Qualsiasi cosa faccio. E adesso sono fuori griglia, stringiamo un attimo la griglia. Ok, faccio una prova proprio in real time per vedere se non mi linka le automazioni. Non so se sarà una cosa che implementeranno. Io Forse. spero di sì, Anch'io, sinceramente, sinceramente. però. Sinceramente l'abbiamo già proposta questa cosa. Abbiamo già proposta questa cosa. Abbiamo anche già proposto il fatto di averci un elenco di tracce linkate. Fateci sapere se anche secondo voi può essere utile. Speriamo di non aver suggerito una No, stupidata. esatto, perché comunque questa qua, proprio essendo una beta, loro rilasciano, Ableton rilascia questa beta qua proprio anche per ricevere suggerimenti. Oltre che al classico debug, quindi ad esempio si pianta quando faccio questa cosa, oppure se ho un bug su quest'altra funzione, Ableton accoglie proprio i Sì, consigli sì, sì, sì. e li mette in pratica. Assolutamente. E, diciamo un elenco di link. Perché io vi faccio notare una cosa: queste due tracce sono linkate. Se io seleziono queste due, faccio tasto destro e faccio collega tracce, non esiste più il link fra la seconda e la terza. Sia che siano positive o in questo caso un po' particolari. Perché dal punto di vista del live, una cosa del genere è molto comoda. Dal punto di vista di mix, non è così comoda. No, infatti. Però ripetiamo, è una beta, e noi siamo qui per farvi vedere come funziona nello specifico. Ok, un attimo che slinco le tracce, poi ho fatto anche delle cose strane, tipo qui. Ottimo, direi che siamo tornati. Bene o male.
Sì, che poi non chissà cosa questo secondo di play, chissà cosa ascoltiamo, però non è quello il punto. Ok, andrei avanti. Andrei avanti con una che se, con l'argomento MPE. Che è secondo noi, secondo me, sicuramente uno degli aspetti principali che dà veramente una marcia in più ad Ableton. Che cos'è l'MPE? MIDI Polyphonic Expression. Ok. Intanto è l'acronimo. E l'MPE non è nient'altro che sono parametri nuovi che permettono di modificare le informazioni MIDI a livello molto dettagliato. In altre parole, faccio un esempio per spiegarmi. Voi sapete che cos'è il glide? Io faccio un accordo e tramite quello che è sul push, un touch strip, io posso decidere di aumentare o diminuire il pitch di quelle note. Ecco, una cosa in più che si può fare tramite l'MPE è il glide delle note singole. Esatto. Cioè io tengo un accordo e posso decidere che solo una determinata nota fra queste tre, perché ho fatto una cosa da tre, possa aumentare o diminuire il pitch. Esatto, perché comunque questa nuova funzione viene venduta molto, ok, bella, per chi ha degli strumenti MPE hanno tutto adesso. In realtà secondo me è molto limitativo, perché comunque noi ovviamente adesso, col fatto che è stato implementato questo supporto, noi possiamo anche andare ad automatizzare questi parametri. E quindi boh, anche se abbiamo il classico tastierino che magari non ha nemmeno la velocity, per intendersi, proprio il pezzo del pezzo è preso a 10 euro, e noi comunque in post possiamo andare a modificare questi parametri. E infatti dopo, adesso vi faremo vedere anche qualcosina. Facciamo vedere qualcosa. L'MPE, sì, scusami, magari se non vi è ben chiaro, perché capisco che per uno che non l'ha mai visto, secondo me è poco chiaro capire cos'è l'MPE. Andate a vedere magari dei video della Seaboard, della Roli, che quello lì è proprio un controller MIDI. Un controller MPE. MIDI abilitato MPE, sì. Esatto, che alla fine ce ne sono pochissimi al momento. Per ora sì, anche perché è una tecnologia piuttosto nuova. Una tecnologia quadridimensionale, se non mi ricordo sì, male. Sì, dicono la quadridimensionalità del MIDI, descritta anche in questo modo. Vediamo un attimo, registro un accordo e vediamo come variarlo. Esatto. Ok. Ho fatto proprio tre note. È perché non ho il più. Ah sì sì, no, avrei dovuto attaccare il più. Ma fa lo stesso, sti cavoli. Faccio così, faccio Mela J che è consolida. No. Che fine ha fatto quella nota? Adesso me la tiene. E vado a eliminare queste due cose qua che ho fatto. E poi così ripassiamo. Legato. Potrei fare così, why not? Anzi, andiamo così. A questo punto io entrerei con il discorso scale. Esatto. Perché adesso infatti tipo lo stavo per fare. Ho detto aspetta che non abbiamo ancora parlato, raga. Figata. Anche questo ritorniamo sulla camera così. Di Ableton è copiata. E gran cosa, però gran cosa che c'era su push, non c'era su software. Adesso l'hanno messo anche su software, che è questa cosa qui, lo scale, che non è il dispositivo che c'è sempre stato, cioè che c'era nell'ultima versione di Ableton, ma si ha la possibilità di abilitare, attenzione, su ogni regione, non sulla traccia, ma in ogni regione, lo scale, decidere la tonalità in cui vogliamo che sia la regione, nel senso che se io questa la metto qua posso dirgli che questa è in un'altra tonalità, E e D, cosa che prima non si poteva fare, e soprattutto vedere nel piano roll evidenziati di verde le note che sono di quella scala. Esatto, grazie. Fantastico. Così posso dire, ah, questa nota è in tonalità, quindi la volevo andare lì io.
Quindi per gli ignorantoni di teoria come me, questa qua è una manna del cielo. Assolutamente. Per quello diventano tutti bravi. Infatti, capito. Poi giustamente, oltre al tasto Fold, che ci fa vedere solo le note che abbiamo suonato, quindi che sono gli eventi MIDI che sono presenti in piano roll, esatto, c'è il tasto Scale, che non ci fa vedere solo le note con gli eventi MIDI, ma ci fa vedere solo le note della scala. Premendo il Scale, io quindi è esattamente come se suonassi in uno strumento con Scale Mode. Come potrebbe essere questo, sperando che vedete le luci, non tanto. Su push si può suonare, o anche su launchpad. Può essere che l'abbiamo messo anche il launchpad, sì, non sì, me lo ricordo, nel pro forse. Sì. Si è la possibilità di suonare con in scale mode, che sembra di essere dei musicisti con della teoria musicale, anni di teoria musicale alle spalle. Aspetta che ti suono in misolidio. Tipo, ma cosa stai dicendo? No, fidati che... sì. Ok, ritorniamo un attimo sull'MP. Abbiamo fatto questa successione di accordi, sentiamola. Allora, per entrare nel, diciamo, menu, nella visualizzazione MPE, c'è questo nuovo tastino qui, questo, che se cliccato si entra appunto nel, nei nuovi parametri. Esatto, sì, ma in realtà hanno un pochino modificato tutta questa sezione qua del controllo della clip. Sì, assolutamente. Ah, se vedete qui ci sono, l'hanno, io direi anche migliorato, nel sì, senso che è più conciso e più veloce, quindi migliorato tutti i controlli. E hanno aggiunto questo, questa tab che indica il controllo MPE. Se torniamo sullo strumento, ora per magari farlo vedere al 100% servirebbe un controller MPE. Quello che noi qui vogliamo parlare è che tramite questi parametri, che sono velocity, note pitch bend, slide e pressure, possiamo dire quanto influire su tutti questi parametri dello strumento. Invece, e un'altra cosa, l'MPE non è supportato su tutti gli strumenti, assolutamente, interni o esterni ad Ableton. Ovviamente, essendo comunque una tecnologia ancora nuova, non è facile implementarlo su strumenti che, su VST, ovviamente parlo di strumenti, ma intendo i VST che comunque sono stati creati con un'altra idea, mettiamola così. Assolutamente, vero, anche se hanno creato questo MPE Control, che è un effetto MIDI che permette di inviare comandi MPE anche a macchine che non ricevono segnale MPE, quindi c'è massima retrocompatibilità in questo, è chiaro. Si può assegnare un comando MPE a un comando non MPE, in modo da avere la stessa visualizzazione, continuare a utilizzarlo dentro Ableton, ma comunicare con una macchina invece, esatto, che non lo supporta. Infatti era proprio lì che ti volevo, io prima ho tirato fuori il problema, dopo c'è la soluzione. Ok, e per esempio i comandi pressure e slide, che non ci sono mai stati, vediamo un po' di farli influire sui filtri, sui due filtri che sono presenti in questo strumento, che è Wavetable, sempre di Ableton. Eccola qua la pressure. La cosa carina è che io posso scegliere ogni nota. Cioè, io ho un'automazione sulla singola nota. Un'automazione non sulla singola nota. Io adesso non vorrei dare una stupidata, ma penso che Ableton al momento sia l'unico che ti permette di fare queste cose qua. Se mi sbaglio, scrivetelo nei commenti, offendetemi. Però no, vabbè. Io credo anch'io, però. Non l'ho sentito, ecco, non l'ho sentito per adesso. Spero vi rendiate conto che sto variando l'apertura e la chiusura dei filtri sulle note singole. Quello che è venuto sul filtro. Per vedere anche quello del pips? Assolutamente, beh, quello è la cosa più carina di tutte. Partiamo dalle cose un po' più. Con questi tasti di visualizzazione si aprono tutti i parametri MPE
che possono essere assegnati, come abbiamo visto, ai vari parametri dello strumento per singole note. Un'altra cosa molto carina, perché è facile da usare ed è piuttosto intuitiva, è il glide sulle singole note. È uscito anche un video di Ableton che fa vedere, esatto, molto bene questa cosa. Infatti appena l'ho visto ho detto, che cosa, cioè, l'hanno fatto da... È chiaro quello che sta succedendo, cioè le note stanno cambiando. Sì, probabilmente ti conviene farlo finire un pochino prima il... Qui? Sì. Sì? Un po' prima ancora. Ah, tu dici per renderlo, già, esatto. Hai ragione. Veramente creativa questa. Sì. Più che altro che noi, vabbè, adesso l'abbiamo fatto già così con una clip registrata, ma volendo potremmo fare un unico accordo che mi dura per le quattro battute. Assolutamente. E variarlo. In post. Esatto. Col portamento, glide in italiano. E questo è quanto. È chiaro che magari non è una cosa così semplice. A parte, vabbè, il glide delle singole note, dico i parametri qui sotto e la relativa matrice di assegnazione ai vari parametri, è chiaro che bisogna avere un minimo di conoscenza dello strumento, quindi sapere cos'è l'amp, cos'è il pitch, cos'è l'oscillatore. Sì, esatto. Il wavetable, cioè la posizione dell'oscillatore wavetable numero 1, del numero 2, eccetera, per usarlo. Sì, che in realtà secondo me, per come l'hanno fatto, io wavetable l'avevo sempre un po' snobbato, sinceramente. Però effettivamente appena vedrò l'11 questa cosa qua la userò assolutamente. Sì, no, di brutto. Di perché brutto. Proprio alla fine è abbastanza intuitivo per come l'hanno fatto lì, secondo me. Poi Ma sì, è chiaro, perché quale parametro, su cosa, di quanto influisce. Esatto. Fine. Tutto qua. Ok. Quindi MEP è grandissima cosa. Ha senso quello che stiamo... Sì, dai, perché adesso volevamo provare il follow tempo. Ah, sì. Un'altra cosa che dal vivo cambia tutto. Adesso non sarà più i batteristi o i musicisti che dovranno seguire Ableton, ma che dovranno seguire un metronomo, qualunque esso sia, ma sarà il software stesso che si adatta alle velocità realistiche in tempo reale dell'uomo che sta suonando. Esatto. Diciamolo in maniera un pochino più tecnica. In pratica Ableton inizia a seguire, come quando noi facciamo il tap per impostare un tempo, mettiamola così. Ableton dà una fonte audio esterna, che noi gli diamo, che sia un microfono, che sia la stessa, ad esempio io l'ho visto applicato anche con un sintetizzatore, che aveva una sorgente di clock che non era sempre a tempo, sì. Praticamente, mettiamola così. Quindi io avevo la possibilità di registrare o comunque di suonare anche dal vivo, ovviamente, con un sintetizzatore non affidabile, mettiamola così, in maniera molto, molto brutta, senza mandarmi in casino tutto, praticamente. L'ho spiegato malissimo, probabilmente. Comunque Ableton prende da una fonte audio esterna, da questa fonte di audio esterna lui ti tira fuori il BPM. Esatto. Molto grezza. Esatto, infatti vi faccio vedere che... le impostazioni del follow si chiama, è infatti un nuovo un nuovo tasto che è comparso qui di fianco al link. Le impostazioni di follow sono nelle preferenze, qui dove si erano finora quelle del link, ci sono anche seguitempo, follow in italiano seguitempo, dove si può nascondere o mostrare il tasto, nel senso che me lo fa senza chiudere, sì, non me lo fa vedere, lo faccio vedere, e qua gli va inserito quale canale audio d'ingresso
viene utilizzato come metronomo, che potrebbe essere, abbiamo provato con la cassa, abbiamo provato col Charleston, abbiamo provato col rullante, e in entrambi i casi ha funzionato molto bene. Sì. Adesso lo proviamo proprio, vediamo, abbiamo preparato un bongo, un djembe, vediamo come funziona con lo djembe. Sì, sarà difficile suonare fuori, cioè fuori tempo, ma costante. Una cosa però abbiamo notato, ci tengo a dirla subito quando l'abbiamo provato, è che lui si adegua in real time, ma non è istantaneo. Cioè cosa significa? Che significa che se l'audio che gli sta dando il tempo, quindi l'audio, il tempo che Ableton sta seguendo, cambia istantaneamente di parecchio, come se scendesse di 10 bpm di botto, quello che fa Ableton è adeguarsi con una curva, quindi non scende anche lui, anche perché non può saperlo a quanto andrai, quindi una cosa del genere è veramente irrealizzabile. Quindi una cosa che ho notato io è che suonando dal vivo, visto che l'abbiamo fatto con un batterista che è Ableton che segue il batterista, e funziona ottimamente suonando, scendendo e salendo di tempo, anche velocemente, ma mai tagliandolo. Esatto, botto. Perché comunque è pensato proprio per far andare sotto le clip MIDI, quindi io non è che li posso cambiare il BPM così da un momento all'altro. Anche perché se il batterista non è che suona male apposta per far sbagliare Ableton, ovviamente, il batterista prova ad andare a tempo e Ableton si adegua. Si adegua senza che all'ascolto ci siano troppi problemi, mettiamola così, in maniera molto grezza. Giusto, proviamo a fare un esempio. Allora, accendiamo la traccia di bongo, che dovrebbe già essere attiva, speriamo. Opala! Vado di là. Quando registrare. Sì, accendiamo il tasto follow, quindi accendiamo anche il metronomo per rendere un po' la questione più ovvia. Magari sai cosa? Vabbè, che con questa batteria qua facciamo anche senza il metronomo. Vediamo. Prova real time. Sì. Allora, magari provo a fare prima qualcosa di molto quadrato, in modo da rendere le cose facili. Ok. Cambio di tempo un po' e poi vediamo se riesce a stare dietro anche con un ritmo boss sincopato, una roba magari un po' particolare. Vediamo. Vediamo. Vado in registrazione o lo facciamo anche così? Fai anche in play. Boh. Solo perfetto, dai. Direi che l'ha seguito, anche perché prima ho zoomato qua sul BPM e effettivamente si vedeva che cambiava. Però poi il bongo in realtà usciva poco, sinceramente. Infatti volevo abbassare un pochino tutte le tracce per... Ok. Cioè sono salito troppo di botto, lui è arrivato un attimo dopo e io il battere ce l'avevo
come davvero devastante, devastante questo. Secondo me fuori si sente poco, quindi faccio un attimo un riassunto. In pratica quando c'è stata un quando ha accelerato di botto, lì ha perso un quarto. Effettivamente, ma ribadisco, cioè, noi qua, lui Stefano ha sbagliato volutamente. Stefano ha sbagliato volutamente, quindi ragazzi, l'obiettivo è anche, cioè, cercare di seguire il più possibile il BPM. Riproviamo. Prova a suonare. Senti meglio ora? Sì, meglio. Riproviamo. Sì, quello che dicevo io è che cambiando velocità molto velocemente mi sono trovato con a suonare un quarto prima. Ok. Perché lui ci ha messo un pochettino di più. Proviamo a fare le cose un po' più con calma, proviamo ad andare giù, nel senso a rallentare. Ok. Piano. Non è neanche facile, no, fuori tempo, però vediamo, vai, bello. Ok. Sì. Andando piano è bello suonare insieme. Vorrei fare un'ultima prova con una roba un po' più complicata, a vedere se, perché sai, uno sceglie il microfono in ingresso che deve dare il tempo ad Ableton, ma che sia un Charleston, che sia una cassa o un rullo, non è che suona sempre in quarti. Quindi facciamo una prova, vediamo come va. Vai. Sì, non sempre. Ok. Non è anche facilissimo, ti dico. No, infatti, perché secondo me avevo anche abbassato il volume in cuffia, perché qua si sentiva pochissimo. Sì, però, l'unghietto si tirava troppo su. Non era quello il problema. Il problema era io che fuori tempo, ma costante, non era facile. Buono. Ho fatto il gruppo perché non mi ricordavo come linkarle, sinceramente. Cosa? Ho fatto il gruppo perché non mi ricordavo come linkarle. Tasto destro. E ok, e un'altra cosa che abbiamo notato, è molto furbo il fatto che tu debba scegliere la traccia del canale d'ingresso del seguitempo qui. Questo vuol dire che non deve essere una traccia della sessione. Sì, esatto. Perché poi se no potrebbe essere un problema. Quindi in realtà che altro è una cosa inutile, secondo me. Cioè, dovrei avere un'altra traccia apposta, che magari comunque mi sono organizzato tutto il mio live set. Chi organizza dei live set lo sa bene. Sinceramente, avere un'altra traccia separata, che già magari uso o per delle dummy clip o comunque per altre funzioni, averne un'altra ancora. Che pesa sulla CPU. Sì, pesa anche sulla CPU. A proposito, vabbè, e pesa anche sulla CPU, meglio di no. Insomma, tutto qua. Ok. A proposito della CPU, dai, visto che ne abbiamo accennato, ho visto che qua non se lo siamo scritto in realtà. No? E in basso, prova a premere play, si vede. Premendo play, si illumina sotto questa barrettina gialla. Questa qua, secondo me, è una cosa che è fighissima. Perché in pratica quello indica l'utilizzo della CPU della singola traccia. Questo qua perché è utilissimo? Perché quando io ho un progetto grosso, ho anche una live session. O anche no, in realtà la posso usare per tantissimi motivi. Prima noi vedevamo solamente qua in alto. Ok.
l'utilizzo totale della mia CPU, che è appena arrivato anche tipo all'80-90%, insomma il computer inizia un pochino ad arrancare. In questo modo io, se devo andare a congelare una trazza significa, parole povere, significa momentaneamente fare un bounce audio in modo che la traccia possa essere letta senza nessuna differenza, ma il computer non la processa e quindi non pesa. Esatto, perfetto. E in questo modo io so già quale traccia mi appesantisce di più la CPU e quindi quale andare a congelare. Un freeze mirato, quindi. Esatto, è che prima ok, andavi un pochino in intuizione perché sapevi quel plugin lì è molto pesante. Perché lo sai, di default. Perché lo sai, però non è che la gente nasce imparata, insomma. E poi dopo l'altro invece almeno la tendina. Sì, bravo, volevo dire, perfetto. Ok, l'utilizzo medio, l'utilizzo corrente e... ti dice, in realtà se sotto vediamo quando premiamo play c'è sì una barrettina gialla, ma sotto c'è anche una leggermente più scura, perché uno mi indica l'utilizzo medio e l'altro appunto quello corrente. Qua quindi anche questo vedere. È abbastanza utile e è un link alla configurazione dell'audio, delle preferenze. Ok, c'è anche lì, ora tutto qui. Qua i più attenti avranno visto una cosa nuova quando abbiamo zoomato. Qua, sì. Adesso la vediamo, anzi magari no, ritorniamo un attimo di là perché sì, volevamo far vedere la probabilità e la randomize velocity e probability. Sono buttata in mezzo proprio perché l'abbiamo accennata e se no ce lo dimenticavamo. Hai fatto bene. Allora, magari andiamo a registrare su un'altra traccia qua. Teniamo solo la batteria. E hai voglia di registrare te? Due note sul piano? Sì. E facciamo vedere la probability, il randomized probability e velocity. Quindi registra una roba magari un pochettino densa di note. Okay. Stacco il follo perché non ci serve un tubo. Mettimi il tastino più. Magari faccio due accordi, però poi ci registro sopra. Ah, no, ci sta. Via. Oh, scusa, no, Regione, ho fatto ma soprattutto io. Volevo tirare giù BPM. Ok. Tutto qui. Te l'ho rimessa, scusami. Ok. Yeah. Vai tu, anzi. Yeah. Si sente subito lo stile mouse. Subito proprio. Sì, sono sempre quelli i tre accordi che ho imparato sul push. Comodissimi. Ti ho quantizzato. L'avevo quantizzato prima. Ah, ok, scusami. Non ho stato quantizzato in maniera diversa. No, infatti è meglio così. Ok, quello che vogliamo far vedere si trova qua sotto nell'inspector. Perché? Senza andare nel discorso MPE, che sarebbe questo tab, ma rimanendo nella prima tab che Ableton ci fa vedere, qui sotto c'è la velocity e la probabilità. La velocity ha cambiato visualizzazione, ma non ci sono grandissime novità, nel senso che la velocity quella è. Ma c'è la probabilità di ciascuna nota, nel senso che io posso decidere con che probabilità quella nota viene suonata. Esatto. Se io metto probabilità 100%, quella nota verrà sempre suonata ogni volta che la timeline passa da quell'istante. Se la metto a 0%, quella nota non suonerà mai. Cosa serve questa cosa, Mouse? Ma questa cosa è secondo me è molto utile a livello creativo. Perché ad esempio, perché lui ha detto questo qua è molto stile mouse, perché effettivamente mi vengono sempre le solite cose, ma penso che un pochino tutti abbiano il proprio stile. E quando suonano così live, capiti spesso che boh, dopo un po' ti stufi, dici che palle, mi è uscito fuori ancora la stessa roba. Questa cosa qui ti aiuta proprio a livello creativo, nel senso cambiamo un po' quello che facciamo di solito. Okay? Vediamo cos'altro può uscire e in questa cosa Ableton ti viene incontro. Sempre perché Ableton è pensato a livello sia intuitivo, semplice, ma soprattutto creativo. E con questo aggiornamento qua secondo me creatività ammina proprio, l'obiettivo è quello. Eh sì, perché ti dà la possibilità di buttare lì un'idea, ma variarla
come tu non penseresti. Esatto. E questa è un esattamente, po' la cosa. Sì, te l'hai detta meglio. Quindi anche qui il parametro è sulla nota singola, nonostante siano contemporanei questi 20 nidi. Ogni nota singola io la posso selezionare, o anche senza selezionare, direttamente andare sul pallino corrispettivo. Guarda, e impostarci una probabilità, ovviamente in percentuale. Io avrei una proposta: piuttosto che fare quella melodia sopra gli accordi, vorrei provare a farne un'altra, così usiamo in maniera un pochino più carina il probability. Ti va? Ok, quindi ti cancello questa nota. Elimini tutte le note, quelle lì piccole, quelle corte. No problem. Ti vedo con le idee chiare. Dai. Fai te. Sempre il più attivo. Sì? Sì. Ok. Ok, io adesso che cosa ho fatto? Ho registrato delle note in sedicesimi, ok? E perché ho fatto questa cosa qua? Perché io poi dopo, a ogni singola nota di quelle piccoline, tanto fai magari un legato e una quantizzazione su quelle... No, legato no. Legato neanche, no, la quantizzazione sì. Quantizzazione, anche se in teoria dovrebbe essere più o meno giusta. In questo modo io vado a cambiare la probabilità di tutte queste piccole note in modo tale che Ableton mi suoni e me ne suoni solamente alcune proprio per fare una melodia. Una melodia un po' più snella di quella che ho fatto adesso, perché adesso semplicemente ho ripetuto delle note in sedicesimi dritte. Quindi, che ovviamente suonerebbe male. Se ho capito bene la tua idea di test, è selezioniamo tutte le note della melodia piuttosto, esatto, che dell'accompagnamento. Quindi le abbiamo selezionate e in questo la modo le abbassiamo la probabilità. Basta ancora. Mettiamole al intorno al 50%. Dai, sentiamo un po'. Magari un pochino più sensata. Guarda, forse la abbassiamo anche. Abbassala ancora un po'? Ma sì, 30, tipo. Sono ancora selezionate tutte, sì. Sì, sì. È chiaro che se la melodia che abbiamo fatto è molto densa, abbassando la probabilità, si svuoterà ancora, si svuota, esatto. Più la probabilità è bassa, più la melodia si svuota. Sì, esatto, chiaro. Insomma, io sono già più contento di quella prima. Quindi ottimo. Sì. Unica pecca, però, lo devo dire, perché anche questo è un suggerimento che abbiamo fatto, sicuramente non siamo stati gli unici. E l'unica pecca, che in realtà è facilmente risolvibile alla fine. Sì, non che sia impossibile, no, è no. Che ogni volta questo loop cambia. Esatto, che può essere questo è l'aspetto positivo della questione, perché se io sono in live. Sì, no, ok, è vero, è l'aspetto positivo, però non può, ad esempio, io l'ho riascoltato una volta. Il primo giro mi piaceva, la seconda volta non mi piaceva più. E uno dice, ma come faccio a recuperarlo? Quella secondo me è la pecca. Questo è una... Mi dispiace, Ablon, dovete fare qualcosa per sta roba qui. No, love. Però è risolvibile. Love. È risolvibile. E che siamo anche noi in mood di... Cerchiamo di condividere per trovare che cosa può essere fatto ancora meglio. Perché effettivamente, come ha detto lui, il modo c'è. Non è che non c'è, perché io semplicemente, se registro in un'altra traccia tutte le note MIDI che vengono suonate post probability, il problema l'ho risolto. Quindi non è che non si può fare, no, assolutamente. Lo facciamo vedere un attimo al volo come si fa, o preferisci di no? Ma sì, velocemente, io andrei nella session view, creerei un'ulteriore traccia MIDI con command shift T e basta dare in ingresso la traccia piano, fine, la si arma, la si registra,
Fine. Ecco fatto. Però dopo quella clip MIDI la spostiamo sulla traccia del piano. Certo, adesso se noi mandiamo in questa ovviamente non suona perché non c'è nessun instrument caricato. Per poterla sentire la dovrei mettere di qua, di qua, punto. Esatto, sì. Alternativa a farlo al contrario. Quindi io sposto la clip randomizzata sulla traccia MIDI vuota e faccio prendere il segnale d'ingresso alla traccia di piano. Sì, esatto, oppure un altro modo ancora, se non vogliamo tenerci il MIDI, cosa che magari in produzione può essere un po' più utile, ma vogliamo salvare soltanto l'audio, post-probabilità si può fare con resampling. Sì, esatto. Secondo me è sempre più comodo fare un resampling MIDI. Beh, sì, dipende, non so, si dipende quello che è. Resampling nel MIDI, però secondo me è più comodo. Poi, ovvio, qua stiamo parlando di una melodia. Io ho voluto parlare di questa cosa qua proprio con una melodia, perché secondo me c'è la necessità di avere sempre quel loop lì. Quando si parla di una melodia, se si tratta di una batteria è divertentissimo il fatto che cambi ogni volta. Assolutamente, magari dopo lo facciamo sentire. Però qua io ci vedo una necessità perlomeno. Si può fare in entrambi i modi e poi uno dipende anche magari che cosa, qual è il suo obiettivo. Un'altra cosa che volevamo far vedere è la possibilità di randomizzare sia la velocity che la probabilità. Cioè randomize ed è di quanto e il range. Sì, ok, questo qua è quello generale di tutta la clip, quindi non della singola nota. Assolutamente sì. Possiamo farlo anche con la singola nota. Se io seleziono queste, beh, ha effetto su quello che io seleziono in realtà. Se io seleziono una parte. Sì, no, chiaro, cioè come singola nota intendevo comunque in base a quello che noi selezioniamo. Ah, ok, ok, chiaro. Ok, ho capito, sì. Una cosa però, io ho detto che si poteva randomizzare anche la reamping. Sì, l'aveva detto prima Rav quando parlavamo di come riregistrare la clip. L'avevo letto, però non l'ho che magari intendi resampling. Sì. Ci manca una S probabilmente. Termini vicinissimi ma un po' diversi. E attenzione, io prima ho detto che si poteva randomizzare anche la probabilità. Sì, basta cliccare qui. Se io clicco sulla probabilità, e sono sicuro che si può fare. Beh, vai a selezionare la singola nota e proprio muovi. Sì, no, ma quello che non capisco è, e sono sicuro di averlo fatto. Io voglio randomizzare. Ah, okay. Hai capito? Sì. Potrebbe essere un bug questo. Sì, sì, grande. Avevo visto il commento. E io voglio randomizzare la probability, cosa che ho fatto senza problemi, però mi continuo a prendere la velocity. Why? Sto sbagliando qualcosa io, è un bug, perché è una roba che ho già fatto. Io la velocity la spengo pure. Aspetta, se selezioni lì e fai randomize adesso. Ma c'è comunque velocity range. No. Ah, quindi velocity range ha un doppio valore. No, in realtà ha senso, perché lì c'è una linea e il randomize è solamente di fianco al tasto randomize. Ah, non l'avevo mica notato. Bravo, okay. Mouse. Perfetto. Cliccando, continuando a cliccare su randomize, io ho diverse casualità nella probabilità. Quindi la melodia è sempre diversa, sempre nuovi stimoli, e registrandoli col metodo che abbiamo fatto vedere prima, sono tutte nuove idee che non abbiamo fatto noi, ma possiamo dire che sono nostre. Alla fine. Ah, infatti unendo bella cosa. Randomize della velocity, randomize della probabilità, della probability, e in più il groove viene una cosa molto naturale. Cabo, è molto, molto naturale, molto ricercata, e anche nuova e ricercata in poco tempo comunque. Assolutamente, assolutamente sì. Ok, beh, del groove non ne parliamo. Cioè, no, vabbè, il groove è una cosa che dal live 8. Anche se una cosa che hanno fatto è il groove, il menu groove è comparso qui in categorie. Quindi non sarà solo qui sotto dove ci saranno i nostri groove,
ma c'è direttamente qua in categoria, quindi okay, è più facilmente accessibile. Ma domanda, se io ad esempio dovessi andare a trascinare sulla clip, mi applicherebbe in automatico quel groove? No, però lo posso applicare. Sì. Ok. Caricato. Guarda, quello lì, sì, se sì, fai la frezzettina a destra e lo carica. Yes. Ok, ottimo, molto bene. Direi tutto chiaro, con questo lo si chiude e questo si apre tutto. Scale fold abbiamo parlato, ottimo. E direi di cambiare argomento, rimangono alcune novità. Io passerei direttamente al follow action, te cosa dici? Sì, più che altro perché se dobbiamo stare qua anche a parlare della batteria, cioè penso che questo concetto qua delle probability sia abbastanza chiaro. Sì, credo. Noi abbiamo voluto mettere un attimo in una maniera un pochino diversa, perché è classico quello farlo sulla batteria, sì, ok. Infatti l'avevamo segnato come esempio da fare. Però nel senso, ormai secondo me Ableton ZA ti dava diversi spunti per creare delle batterie, delle tracce di batteria molto creative e diverse dal solito. Questa cosa qua puoi anche fare effettivamente una melodia un po' diversa dal solito, con i device comunque ti dà Ableton. Tutto qua. Ottimo. Passiamo quindi sulla session view per parlare delle follow action che sono state potenziate. Nel senso che, per chi non lo sa, le follow action sono delle automazioni sull'andamento delle clip nel tempo. E anche qui cambiato un attimo la visualizzazione del menu follow action, che adesso è fatto in questo modo, molto più chiaro direi. Più chiaro sì, direi anch'io. Si possono attivare, ovviamente abbiamo come sempre le due possibilità di azione, questo anche per aumentare anche qui dal vivo, soprattutto dal vivo o al massimo in fase di composizione, neanche in produzione, la randomizzazione, da aumentare un po' la casualità. Quindi abbiamo due scelte: menu prima scelta, menu seconda scelta. E una cosa che chi utilizza già le follow action non ha mai visto è sicuramente jump. È una novità, cioè salta a cosa di fianco si è aperto uno slot dove io posso inserire un numero che si riferisce alla scena di riferimento in quella traccia. Quindi la follow action che ora ho impostato è saltare alla clip di quella traccia sulla quinta scena. Questo introduce una cosa grandissima, cioè che sono comparsi i numeri nelle varie scene. Io quello che ho fatto è semplicemente allargare la traccia master per farvi vedere, oltre ai numeri, che sono già numerati di default, anche direttamente nella scena la possibilità di impostare il BPM e la misura metrica musicale, cosa che si poteva fare anche prima, però sì, però andava scritto BPM eccetera eccetera. In questo è molto più veloce, quindi per ogni scena. Questo vuol dire che vorrei anche aprire una piccolissima parentesi. Vai. Non so chi ci sia adesso a guardare, però questa cosa qua a chi serve? Dal mio punto di vista, principalmente nelle band, quando noi abbiamo delle basi, invece di usare le classiche DAW, che per queste cose qua mi dispiace dirlo, ma non sono per niente stabili, e basta un minimo di lag, ti va fuori il click nelle orecchie. Ableton non è così, anche se c'è un lag, il suono continua a uscire. Mi è capitato diverse volte che magari andavo ad aprire il plugin pesantissimo, Ableton continua ad andare. Questa cosa qui serve perché ovviamente quando io vado a suonare con una band è difficilissimo che io abbia tutte le canzoni allo stesso BPM o anche la stessa metrica. In questo modo qua, noi mettendo un follow action direttamente o a quella dopo, alla scena dopo, mi possono andare tutte le clip quando parte, ad esempio, a 93 BPM come abbiamo adesso. Quando parte la scena dopo ho il brano a 128 BPM e io sono a posto. Cos'è che questa è una bellissima cosa al quale non avevo ancora pensato, però nel gruppo in cui suonavo io dovevo lanciare manualmente la scena perché c'era un cambio di BPM. Esatto. Questa cosa qua adesso non è più necessaria perché c'è lì
Giustissimo. E la cosa comunque rimane molto flessibile. Ad esempio, voglio fare un'interruzione improvvisa perché boh, due si stanno menando sotto il palco. Quello lo posso fare sempre col mio tastino, controller, qualsiasi cosa. Poi lì dipende un pochino come uno se la vuole gestire. Certo, certo, sono possibilità. Ovvio. Sono possibilità. E prima di provare, volevo dire solo che è stato migliorato anche la percentuale di possibilità fra la prima scelta follow action e la seconda scelta follow action. Prima era in modalità ratio, a mo' di compressore, per chi magari utilizza sì, i compressori, ed era un po' più matematica e quindi meno intuitiva. In questo comando in percentuale è chiarissimo che se il 100% è tutte le volte seguirà questa follow action, se metto di là al 100% andrà in stop, e con tutte le percentuali poi intermedie. Esatto. Poi, dopo quanto la follow action, dopo quanto tempo succede la follow action, è stato anche questo modificato, nel senso che il parametro linked e unlinked non c'era, nel senso che è molto semplice in realtà. Linked significa che la follow action succede solo dopo un numero pari di volte rispetto alla durata della clip. Cioè, se la clip dura una battuta, la follow action può essere solo dopo una battuta, due battute, tre battute, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. Fine. Quindi non c'è più neanche la misura metrica musicale. Quante volte vuoi far sentire quella clip? Questo è quel numero qua. Voglio farlo sentire quattro volte. Boh, dopo quattro volte succede la follow action. Fine. Se invece voglio che succede, soprattutto se magari utilizzo il legato, di questo non ne parliamo magari perché non è una novità dell'11, se voglio far succedere la follow action in misure o dispari o comunque parziali della clip, io clicco su unlinked e ritorno sulla misura metrica, cioè due battute e un quarto. In questo modo posso decidere in tutti i casi quello che voglio, come voglio far sì che la follow action, secondo me è molto comoda quella cosa, sì, lì è più intuitiva, è vero. Assolutamente. Ora, se io lancio la clip, avete già visto, dopo due volte che la clip andrà in loop, lui salterà alla quinta battuta. Che ragazzi, è una manna, perché chi usa, io stesso dal vivo magari con delle band o con degli artisti, se voglio far passare, se questo strumento suona in questo momento della canzone e in questo momento la canzone e in queste invece le parti centrali questo strumento non suona, io dovevo farmi delle clip mute in modo che la follow action continuassero a ragionare, perché finora ragionavano solo nelle clip vicine, sopra o sotto o casuali. In questo modo invece ed è andata sulla 5, che ovviamente è andata in stop perché la quinta era vuota. Era vuota. Passo la palla, è cambiata anche l'icona. Ok, è cambiata anche l'icona. Qui anche questo qua è molto comodo, perché magari io vado a linkare qualcosa, poi me lo dimentico, andarla a trovare è un casino. E invece qua comunque si fa vedere che l'icona è cambiata. E in più abbiamo anche la possibilità di, come succede nella Rams Review con le automazioni, con questo pulsantino qua, possiamo fare la stessa cosa con le traps linkate con questa icona. Così ho disattivato tutti i link. I link? Scusa, follow action. Esatto. Capita spesso. Infatti qua non... Infatti qui, come abbiamo visto, l'ho dovuto premere io il pulsante di stop, non è partito da solo. Giustissimo, in pratica quello che ha detto Andrea Mouse è che le follow action possono essere momentaneamente disabilitate con questo tastino, in modo che io possa fare dei test, capita spesso per chi lo usa, di lavorare su delle clip mentre sei in play e ci sono le follow action che ti fanno cambiare clip. No, cavolo, io non voglio però momentaneamente, ma senza cancellarla, e quindi l'utilità di questo sì, è vorrei utile. Guardare anche un'altra cosa che ho visto per sbaglio. Per sbaglio? No, infatti ero per sbaglio. Come non ho detto. Così, no? Voglio sapere. Si vede che eri sulla scena. Uh-huh. Eri sulla scena e avevi anche lì la possibilità del follow action. Yes, perfetto, sei sul pezzo alla grande. Infatti un'altra novità di Live 11 è che ci sono le follow action sulle scene. Questo è una manna dal cielo. È tantissimo lavoro in meno. Come vedete è esattamente uguale il menu follow action, quindi non c'è niente da spiegare.
ovviamente non si ha la possibilità di avere una file action linkata, perché non c'è nessuna clip al quale linkarlo, possono essere anche tutte diverse nella scena, quindi quello non avrebbe senso. E quindi molto stracomodo. Perché qui l'unico modo prima era quello di creare una dummy clip. Quindi una clip con un segnale MIDI che però veniva usato per far partire un'altra scena. Sì, chiaro. Esatto, dei routing magari un po' più complicati per agevolare. Fattibile, però insomma altro tempo per la preparazione di una sessione che comunque già è lunga. Il concetto è proprio quello. Sì, avere tutto più facile e più divertente. Soprattutto io ho un'idea, la voglio realizzare, voglio metterci meno tempo possibile. Sì. Perché sennò poi io so già come sarà, quindi perché devo perdere tempo a farlo, che so già come sarà. Esatto. E quindi aiuta anche proprio... Gus for a boh. La chicca perché... Ok, se non l'hai visto quel film, no. Non niente. Penso di averla no? capito. Ok. Fine, direi che con le follow action questo è tutto, nel senso che è tanto. Volevo dire solo una cosa, la differenza fra Any e Other, perché parlando, non che sia una novità, perché è una novità del 10 in realtà, che tanta gente si confonde, e la differenza è che Any vuol dire, metti che io sono pieno di clip. Ovviamente, vabbè, fino al 10 devono essere tutte sequenziali. Any significa una qualsiasi clip. Other significa una qualsiasi clip, tranne quella che è in play. Fine. Mi sentivo di ricordarlo perché veramente non... è una differenza fine, sì, ma... che poi, scusa, vorrei sempre dire una cosa. Quando noi abbiamo dei dubbi su Ableton... Questa qua è una roba che non smetterò mai di ripetere, perché davvero gente che lo usa da anni se lo dimentica, tipo te. E... qua di fianco, quando noi andiamo a selezionare. Qua però non me lo dice. Non so perché sia una beta. Allora, no? Sì, non penso che sia per quel motivo lì. Comunque noi abbiamo sempre questa finestrella qua di suggerimento. In italiano. In italiano, ricordiamo che Ableton è in italiano. E ogni punto in cui io vado mi dà una piccola descrizione di quello che fa quel... pulsante, chiamavano così. Tutto e qua. Quindi se abbiamo dei dubbi c'è piccolo sempre reminder. Che ci viene in aiuto. Certo che sì. Ok, siamo arrivati più o meno in fondo alle tantissime novità di cui vi volevamo parlare. Perché sono rimasti i device. Sì. I device. Qui ce ne ho... Potrei chiudo qua. Audio F, non so, mettiamolo magari sul piano. Magari togli io, non di Roberto. Vi volevamo far vedere giusto un paio di device. Anzi prima volevamo dirvi che, e secondo me è meglio che tu sei più preparato di me, cioè che per quanto riguarda i suoni orchestrali, Ableton ha fatto un po' un cambiamento. Sì, allora, in realtà Ableton ha fatto due cambiamenti su quelle cose che a livello di... mix o comunque produzione li abbiamo sempre criticato tanto. Uno di questi era il reverbero, odiavano tutti, e l'altro invece era quello degli strumenti orchestrali, che anche lì aveva fatto dei passi avanti, è vero, però erano tutti quanti suoni campionati. E adesso non so se l'abbiano già aggiunto sulla versione demo, però Ableton ha fatto una collaborazione beta. Con la Spitfire. Sì, con la beta. Ableton ha fatto una collaborazione con la Spitfire, che è specializzata proprio in questi suoni orchestrali. Quindi bella, speriamo che esca qualcosa qualità, di figo. Qualità l'altro è il reverbero. L'altro invece è il reverbero, che adesso vi parla. Adesso vediamo, Stefano. Sì, subito. Magari se c'è un... se riesco a beccarlo qua dentro il device. Ah, perché... ok, niente. Che c'è un reverbero ibrido. E significa che è un riverbero che merge due tipi di riverberi differenti, uno a convoluzione e uno invece algoritmico. Spitfire nel cuore, grande, c'è chi apprezza, ottimo. Tramite questo potenziometro blend posso dire in che quantità mandare segnale a un riverbero piuttosto che a un altro, e
una cosa molto carina è se voglio sentire solo l'algoritmico, solo la convoluzione, se voglio sentirli in serie, voglio sentirli in parallelo, quindi molta creatività sì. per quanto riguarda i riverberi. Hanno fatto una roba seria. È veramente un dispositivo fortissimo, ovviamente c'è il feedback per poter fare rientrare il segnale, quindi anche per dare un po' di saturation, ci sono diverse impostazioni, c'è il tasto freeze. Vorrei andare in play, non ce l'ho fatta. Lo metto col dry white al 100% giusto per sentirlo un po' più banalmente, non che sia esteticamente. Piace il freeze, quindi questo è un vi consiglio di provarlo con questi nuovi parametri perché è veramente molto potente come cosa. Vuoi dire qualcosa, scusa? No, qua ti lascio proprio andare perché purtroppo non avendo l'11 a casa non ho avuto la possibilità di provarlo molto, però ho visto qualche video ed effettivamente è bello tosto. Bello tosto, semplicemente non si sono limitati a fare un reverbero carino, mettiamola così, hanno fatto veramente un reverbero di quelli tosti. Di quelli grandi, tosti. Sì, 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 sì. Volevo provare una cosa, ma giusto in real time, che sinceramente non mi ricordo bene, però... Eccolo qua, questa ragazza è una piccolezza forte, eh? Non so se avete sentito quello che è successo, adesso vediamo i parlanti. Il freeze che cosa fa? Il freeze temporaneamente, finché il freeze è attivo, congela il riverbero e lo rende infinito. E con questo tasto si attiva il freeze. Con questo secondo tasto di fianco, che è una freccia, permette di mandare nel freeze tutto quello che è in play. Cioè, nonostante il riverbero sia sulla traccia di piano, noi si ascoltiamo entrambe le tracce di questo, cos'era, il basso che mi ha fatto... era un pad, vabbè, pad. Non è importante che cos'è, il concetto, il punto è. E clicco questo tasto e frizzo, e entrambi i suoni entrano nel freeze. Stava distorcendo, scusatemi. Questa cosa qua è fighissima perché è potenziata col resampling. Cioè io posso registrare un qualcosa di completamente nuovo. Quindi quello è, sì. è utilizzato anche in maniera proprio strumentale, esatto. Quasi il freeze proprio viene usato spesso con il resampling. Non sempre, però nel senso ci sono tanti modi per utilizzarlo col resampling, sì. Quindi molto forte. E poi volevamo parlarvi anche di due... Cancello un attimo. Scusa, vorrei anche parlare un attimo della motivazione, secondo me, poi dopo dimmi se sbaglio, perché non ho messo questa cosa qua, per cui... Pur avendo messo il device su una singola traccia, il plugin su una singola traccia, io posso prenderla tutta. Perché uno mi dice, ok, ma io la metto sulla traccia di ritorno e proprio tiro su a canna tutte le tracce e le faccio entrare tutte quante lì dentro. È vero, però io sulla traccia di ritorno non posso registrare. La prima cosa che mi viene a pensare è quella. Giusto, sarebbe comunque resampling. Giusto. Altri due dispositivi nuovi? Che vi consiglio fortemente di scancherarci, di provare, sono questi due, Spectral Resonator e Spectral Time. Devo alzare un po'. Questi suoni qua mi piacciono un casino. E siamo partiti da un piano normalissimo, eh.
quindi sono effetti in realtà proprio di sound design. Esatto, anche. E lì sulla frequenza vedete ti mette anche il simbolino della nota. Qua, yes. Esatto, boh, quello. Per intonare la risonanza spettrale. Non so se avete notato, io ci stavo un attimo giocando così giusto per farvi vedere alcuni parametri. C'è la possibilità di avere un MIDI esterno, quindi di prendere il MIDI. Tipo il vocoder. Tipo il vocoder, esatto. E poi col dry wet, tramite il dry wet. Sì, poi secondo me possono venire. Questo qua non l'avevo visto e effettivamente potrebbero venire delle cose molto carine, anche giocando un pochino sul dry wet, magari mettere quell'effetto sonato sul sì. Decay della nota, cosa che prima si poteva fare solamente con operator o comunque dagli oscillatori, mentre questo qua è veramente un effetto audio. È insomma anche quella secondo me la cosa importante. Sì, sì. Quindi bello. Poi l'altro spectral time magari lo proviamo sulla batteria, che forse è un po' più ovvio l'ascolto. Segato l'orecchio a tutti. Cazzotto nei timpani. Sentiamo un po', giochiamoci. C'è il freeze anche qui. Scusa, ho capito perché hanno messo il freeze bello grosso. Bellissima, okay, allora, cosa. Esempio pratico, la prima cosa che farei io qua sarebbe fare un resampling, metterlo in un sampler. Io mi sono fatto un bassone enorme. Poi ah, ok. Fighissimo. Quasi fai anche dei Razer. Eh sì. Che lo premio al Razer. Ok, basta. È molto... Anche questi qua non li avevo visti. Sono belli, sono molto belli. Però ho notato anche una cosa, dimmi se sbaglio, ma prima gli audio effect non erano categorizzati. Bravo, hai ragione. E questa qua è una roba che ho sempre un pochino odiato. Allora, io comunque ho usato un bel po' Logic, quindi tutte le cose dico, ma questa l'ho odiata perché mancava, semplicemente perché l'avevo su Logic. Odio il workflow di Logic, però effettivamente bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma certo, ognuno ha anche le sue caratteristiche, insomma. E qua niente, dico, non lo userò mai più probabilmente. Sì, hanno cambiato la visualizzazione, l'ordinamento. Sembra che devi ordinare i plugin, mm-hmm. Mi fai un distorsore. Divisi per... Li hanno categorizzati. Sì, divisi per categorie di effetti, non intendo effetti audio, ci vuole una parola migliore. Li hanno divisi per
categoria, cioè i drive, quindi le distorsioni, le dinamiche, quindi tutto quello che lavora sulla dinamica del suono, tutto quello che lavora sulle frequenze del suono. Questi sono i modulatori, quindi che vanno anche a modulare altri che sono di Max, dispositivi. Sì. Quindi la roba di Max for Live adesso è stata implementata con gli audio effect e midi effect. Sì, che rimane comunque qua. Ok, hanno comunque il loro menu separato, sì, però esatto. Anche questo qua comunque è carino. Pitch modulation, time and space ovviamente, e le utilities, grandissime utility. Sì, perché ci sono comunque dei device che hanno dei nomi e dici boh che cosa fa questo, e qua invece comunque un minimo ti viene incontro, ti dai un'idea di perché che cosa a volte fa. Penso che ci siano magari quei due device, mi sembra difficile, però che non ho mai aperto perché boh di base non so cosa facciano, quindi piuttosto che buttarli a caso dentro tracce a caso, boh, uso qualcos'altro che conosco. Sì, aiuta anche ti stimola a provare di più qualcosa. E buon fine, io volevo parlare di questi perché questi qua sono quelli che abbiamo usato fino adesso. Però sappiamo che ci sarà tutta una serie che non so se adesso in questa beta c'è, sono molto sincero. In questa meno che ho io, perché ne è uscita un'altra due giorni fa. È uscita una nuova versione ispirata ai suoni della natura. Guardate dei video, sicuramente c'è anche sul canale YouTube dei Certified Trainer italiani, oppure dove li ho visto, cioè ci sono sicuramente sul canale YouTube di Ableton. C'è proprio la review, ti fanno vedere su come sono ispirati e sono belli anche visivamente, molto carini, con dei suoni organici, quindi non freddi, anzi proprio l'opposto. Quelli non li ho visti, mi manca, no, quelli facile, io lì mi manca, e adesso non mi ricordo perché non tutti li ho usati, però ad esempio Impulse c'era già prima, sì ok, Collision anche, e sì, una cosa che ho visto che è carina, perché su Max for Live vi dà anche i drum synth, in pratica sono singoli strumenti di base. Quindi ad esempio che può essere il tom, può essere un clap, però sono generati da un synth, quindi ti dà molta più cura del suono anche. E anche cioè per cura intendi, scusami se interrompo, più controllo. Ok, quindi più parametri di modulazione. Esatto, quindi ad esempio... Boh, vado a caricare il mio solito drum rack. E poi dopo dentro ho già sotto il menu, che è abbastanza comodo secondo me, del mio kick. Infatti si mette un attimino ad aprire. E qua ho dei parametri in più. Sono in solo con qualcosa. Ma questo c'era zero prima, non è niente di nuovo. L'unica cosa è che anche qua, nel senso, li hanno categorizzato in maniera diversa e... Molto pro di questa cosa qua, perché anche quello secondo me era un pochino una mancanza che aveva. Sì, organizzato bene, però poteva essere fatto meglio e l'hanno fatto meglio. Ottimo, quindi bene. Ok, e vi ricordiamo che se avete domande o proposte, miglioramenti, di farcele. E noi lo faremo a riferimento a chi di dovere, sperando che vengano accolte il più possibile per migliorare ancora di più, se possibile, questo software che noi usiamo. E per noi intendo user group Reggio Emilia, ragazzi. Esatto, infatti scrivetele lì. Quando se avete dubbi, domande, cose, scrivetele lì sul gruppo di Reggio Emilia. Se siete di Reggio Emilia, non, ma sapete che ci sono anche Bologna, Lecce, Mantova, su Tirol, Torino, Udine, Verona. Sì, quindi ci sono l'ho detto Lecce, sì, mi sembrava di non averlo detto. Sì, okay, sì, 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 sì. Ah, l'avevo detto io. Ok, no, ma dicevo io adesso. Quindi siamo in un po'. È una community di gente che condivide, che si capisce, che si ascolta. Soprattutto, che non è scontato. E ci piace. Sì, un attimo. Ultima cosa sugli user group. Cioè, quello delle città. Suddividere gli user group per città è stato fatto semplicemente per gli incontri dal vivo. Ok, quindi ovviamente non è che se uno è di Milano non lo accettiamo nello user group di Reggio Emilia. Sai, io sono in quello di Berlino e di New York, ad esempio. O in tutti quelli d'Italia. Esatto, ovviamente tutti quelli in Italia. Però per queste cose qua, cioè, serve solamente per quando facciamo un incontro. Magari ad esempio noi siamo di Reggio Emilia, voi siete di Modena, fate affidamento su quello di Reggio Emilia.
ma a Sì. livello di gruppo fermo come social network su Facebook Sì, il suo. può entrare chiunque, può fare delle domande Assolutamente. E chiunque. comunque nessuno vieta che uno possa andare agli incontri, anzi consigliamo di No, andare agli infatti, incontri in presenza quando si assolutamente. potrà di tutti gli user group. Boh, per Noi nello forza. specifico facciamo eventi di tre tipi, che sono dei meetup che sarebbero incontri con persone che fanno performance e quali si possono scambiare informazioni e fare domande. Jam session, che adesso purtroppo abbiamo smesso di farlo, però ogni due Esatto. settimane, il venerdì sera, cavolo, ci trovavamo a suonare insieme tramite appunto la tecnologia di Link, che permetteva di sincronizzare diversi computer che sono collegati a una stessa rete wireless in modo da avere lo stesso BPM e suonare insieme. Io personalmente ho riscoperto il piacere di suonare con la gente, di suonare Confermo. con la gente. Poi anche col fatto che Ableton ti viene molto incontro per queste cose qua, cioè per suonare comunque insieme agli altri. Noi va bene, abbiamo tutti quanti push, ok? Però impostiamo una scala, suoniamo tutti quanti, esempio, in Mi minore come abbiamo fatto adesso. Abbiamo lo stesso BPM, possiamo fare quello che ci pare. E quando abbiamo fatto le jam comunque anche con altra gente esterna, che alcuni non avevano nemmeno mai toccato No, Ableton, anzi, sono mai sempre, toccato una DAW. sempre occasione anche per E spiegarsi, per comunque, capire. esatto, comunque ne abbiamo suonato tranquillamente insieme, secondo me. Si A sono sempre proposito, bella divertiti Eddie, non comunque. so se ti stai guardando, però grande, è stata una figata quando sei Andy venuto qua. Dave, numeri Eddie, uno, Dave, sono ad anche un altro ragazzo honorem. che non so, mi ricordo Vabbè, come noi si chiama. diciamo i Comunque. nomi perché essendo un abito nel suo gruppo, cioè, chi viene in presenza ci si conosce, dopo un po' ci si conosce, ma anche tutti quanti sono i Però, benvenuti, cioè, ecco. seriamente, non pensate, oddio, ho paura, non ho mai fatto niente, No, che perché è brutto. No, semplice. quello no. Boh. Quello no. E poi per concludere, il terzo tipo di eventi che facciamo, almeno come noi, come Reggio Emilia, si chiamano Meet Live, cioè sono degli incontri dove se tu hai un problema, se tu sai che l'abbiamo fatto con delle band, l'abbiamo fatto con delle persone singole, prendo l'esempio della band, doveva sincronizzare una macchina analogica ad Ableton per portarla dal vivo. E ovviamente magari sono cose un po' vecchie, un po' complicate. Allora, ogni Meet Live è un incontro specifico su una domanda di ognuno, cioè un utente dello user group porta l'argomento e insieme ce lo si spiega e si risolve il problema di chi ha portato l'argomento. Questo è il senso di Meet Esatto. Live, che più condivisione di così non si può. E basta. Direi sì, direi che Raga, grazie se siete durati fino adesso. esatto. Paura. Speriamo che vi sia passata e soprattutto speriamo che siano state chiare le novità di questo Sì, software. e anche quanto sono fighe queste novità. Noi abbiamo Sì, tenuto grazie. effettivamente a farvele vedere anche a livello pratico qual è l'utilità di questa cosa qui. Perché sinceramente uno che mi dice, boh, hai tot note, ti sono una certa probabilità, mi viene a dire, ok, bella, va bene, è carino, ma che cosa si fa con questa roba qui? E niente, tutto qua. Spero vi sia arrivato proprio questo E punto. tante cose sono così, cioè Ableton si impara anche usandolo, cioè tante cose, noi stessi usandolo, più di noi lo uso da tantissimo tempo, usandolo trova sempre nuovi modi di utilizzare dei tool che magari ha già utilizzato, Esatto. cioè nuovi modi di, grazie a voi, grazie Andrea, nuovi modi di fare cose, trovare soluzioni e liberare la creatività, ecco soprattutto. Sì, adesso vabbè, stiamo proprio parlando così perché ormai quello Esatto, dovevamo dire l'abbiamo a ruota detto. libera, Però questo proprio basta. a proposito del fatto di è Ableton che ti viene dietro, perché Ableton non ti impone un workflow, un modo di lavorare. Ogni, ad esempio, noi Sì, siamo è in tre a vero. fare la jam, tutti e tre, abbiamo io, Filippo e Stefano, abbiamo tutti e tre un modo diverso di concepire la nostra sessione. Perché alla fine non abbiamo limiti, ognuno si trova più comodo, E why ognuno not? ha i suoi problemi, ognuno ha i suoi pregi e basta, ragazzi, basta, mi mollo. Grazie a tutti. Ciao, Grazie. ciao, 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 Ciao. ciao.